Satisfy your sweet and salty cravings at the Hy-Vee Snack Sale this Friday, Saturday, and Sunday. Featuring Hy-Vee Potato Chips, 98 cents. Coca-Cola 6-packs, $2.98 each when you buy four. Little Debbie Snacks in a family pack, just $1.48 each. Get these hot deals and so much more during the Hy-Vee Snack Sale this Friday, Saturday, and Sunday only, only at Hy-Vee. Pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, non lo avremmo mai voluto, ma di fatto anche quest'estate la pandemia e il coronavirus la fanno da padroni, nel senso che sono argomento quotidiano. Eppure si sperava che grazie ai vaccini di massa la situazione non si ripresentasse così critica come invece appare, quantomeno per la variante Delta. E di vaccini parla anche il mondo della musica. In particolare ne parla un artista molto famoso, famosissimo, che ha annunciato però una decisione che ha del clamoroso. Andiamo con ordine, spieghiamo che stiamo parlando di Eric Clapton. Ebbene, il chitarrista e cantante inglese ha fatto sapere che non suonerà nei club e nelle sale da concerto dove è richiesta la vaccinazione anti-Covid. Lo ha detto all'indomani delle direttive del primo ministro inglese Boris Johnson, secondo cui sarà richiesto, appunto, è richiesto un corrispettivo del Green Pass nel Regno Unito per club e varie location che ospitano i grandi eventi. Insomma, è accaduto all'indomani del cosiddetto Freedom Day, con Clapton che ha dichiarato: in seguito all'annuncio del primo ministro di lunedì 19 luglio, il mio onore mi obbliga a fare un annuncio a mia volta. Voglio dire a tutti che non suonerò mai su alcun palco alla presenza di una platea discriminata, ha sottolineato. Se non sarà possibile a tutti poter assistere al concerto, mi riservo la possibilità di poter cancellare lo show. Clapton ha dichiarato di aver avuto un'esperienza disastrosa, tra l'altro, con il vaccino AstraZeneca. La sua decisione potrebbe coinvolgere anche l'Italia, dove Clapton si esibirà l'anno prossimo con tappe in particolare a Milano e Bologna, mentre ha diversi concerti anche negli Stati Uniti, a partire proprio da settembre. E così l'artista britannico assume una posizione che è diametralmente opposta a quella di Bruce Springsteen, che invece per le sue performance a Broadway ha chiesto appunto un pubblico completamente vaccinato, come abbiamo avuto modo di raccontarvi proprio a proposito di Springsteen. Ma tornando a Eric Clapton, come non ricordare alcuni suoi grandi successi, in particolare Sunshine of Your Love. Si tratta di un pezzo che non avrebbe neppure bisogno di presentazione, un brano musicale del gruppo rock britannico, naturalmente dei Cream, di cui appunto faceva parte Eric Clapton, e fa parte dell'album Disraeli Girls, pubblicato per la prima volta nel Regno Unito il 2 novembre del 1967. Il pezzo poi sarà pubblicato anche sotto forma di singolo nel dicembre proprio dello stesso anno e presenta degli elementi che sono presi dall'hard rock, ma anche dal pop e anche con venature psichedeliche. È una comunque delle canzoni più famose conosciute dei Cream. Il bassista e cantante della band, Jack Bruce, compose il pezzo basandosi su un caratteristico e potente riff di basso, riconoscibilissimo, con poi delle frasi musicali ripetute. Il pezzo fu poi completato dallo stesso Bruce, dal paroliere Pete Brown e da Eric Clapton. La scrittura della canzone, diciamo che è nata proprio dalla partecipazione sia di Bruce che di Clapton ad un concerto di Jimi Hendrix al Teatro Savile di Londra. Fu il primo successo statunitense del gruppo, negli Stati Uniti appunto, dove raggiunse il quinto posto in classifica nel 1968. Va detto anche che altri artisti hanno realizzato delle cover, insomma delle loro versioni personalissime di questa canzone, e fra i vari artisti che vi si sono cimentati non possiamo non ricordare per esempio Ella Fitzgerald, Jimi Hendrix oppure Ozzy Osbourne o la band dei Toto. Nel 2004, infine, va ricordato che la canzone è stata inserita nella classifica, nella lista delle 500 migliori canzoni di sempre, redatta dalla rivista Rolling Stone, esattamente alla posizione numero 65.
Satisfy your sweet and salty cravings at the Hy-Vee Snack Sale this Friday, Saturday, and Sunday. Featuring Hy-Vee potato chips, 98 cents. Coca-Cola 6-packs, $2.98 each when you buy four. Little Debbie snacks in a family pack, just $1.48 each. Get these hot deals and so much more during the Hy-Vee Snack Sale this Friday, Saturday, and Sunday only, only at Hy-Vee. The holidays start here at Baker's with a variety of options to celebrate traditions old and new. You could do a classic herb-roasted turkey or spice it up and make turkey tacos. Serve up a go-to shrimp cocktail or use Simple Truth wild-caught shrimp for your first Cajun risotto. Make creamy mac and cheese or a spinach artichoke fondue from our selection of Murray's cheese. No matter how you shop, Baker's has all the freshest ingredients to embrace all your holiday traditions. Baker's, fresh for everyone.